Un privilegio poter essere qui per ricordare un palermitano, un cittadino di Palermo, ma essere qui per ricordare un cittadino di Cattolica Eraclea. Ringrazio il sindaco, ringrazio l'arciprete che mi hanno consentito, grazie a questa iniziativa organizzata da Proloco, da Giacomo Spoto, di essere presente alla scopertura della lapide che ricorda Giovanni Ricciuto. Io vorrei fare una considerazione. Tutte le volte che torno a Cattolica Eraclea, e mi capita spesso di tornare con piacere, colgo un tratto di Cattolica Eraclea che non sempre colgo nella mia Palermo. Cattolica Eraclea è una realtà che non grida e non tace, sussurra. Sussurra. La caratteristica di Cattolica è di sussurrare. Voi sapete che il gridare non sempre è un fatto negativo, a volte conferma di passione, e non sempre il tacere è omertà. Il tacere, Cannelutti nel suo testamento spirituale, dopo aver usato la parola come strumento tagliente della sua attività professionale forense, scrive: ricordatemi col silenzio, e aggiunge: che cos'è più solenne del silenzio? Però io credo che Cattolica Eraclea sia una realtà che non grida e non tace, ma sussurra. Posso permettermi di dire che da questo punto di vista Giovanni era veramente di Cattolica Eraclea, perché era un uomo che non gridava e non taceva, sussurrava. E tante volte nella mia Palermo sento il bisogno di qualcuno che sussurri, essendo abituati a gridare di paura e a tacere di vergogna. Ecco, io credo che sia esattamente questo il tratto, la cifra culturale di Giovanni Ricciuto. Qualcuno dice che era un giornalista. Mi posso permettere di dire che prima che giornalista era un siciliano, prima che siciliano e giornalista era un maestro e poi era anche un giornalista. Nel senso che aveva un tratto umano che io ho avuto poco modo di apprezzare. Lui era un po' più giovane di me, era compagno di scuola e di studi di mio fratello Francesco, quindi diciamo, sapete, 4 anni di differenza di età quando si è diciottenni sono una differenza notevole, quasi incolmabile, poi soprattutto nei tempi nei quali noi eravamo giovani, 4 anni facevano veramente la differenza. Però io credo che sia questa dimensione contemporaneamente umana e professionale il tratto caratteristico di Giovanni Ricciuto, che, ripeto, aveva uno stile di vita sobrio, però era anticonformista. Normalmente pensiamo che chi ha uno stile di vita sobrio sia un conformista, e chi invece ha uno stile di vita sguaiato sia un anticonformista. Esiste l'anticonformismo della sobrietà, che costituisce un tratto in piena sintonia con Cattolica. Si comprende che vivo il rammarico che la mia città non abbia le virtù di Cattolica di Giovanni. Troppe volte noi siamo sguaiati, lo siamo silenziosi, ed è, credo, questa cifra dell'anticonformismo legato alla sobrietà, credo che sia l'ambizione del giornale di Sicilia. Non so se è raggiunta, ma questo diciamo bisogna valutarlo giorno per giorno, perché è un quotidiano. Se è vero che De Filippo diceva che gli esami non finiscono mai, per un quotidiano gli esami sono ogni giorno, quindi diciamo non puoi neanche aspettare una volta l'anno per essere sottoposto agli esami. Però credo che sia questo il senso complessivo del ricordo di Giovanni Ricciuto, che aveva uno stile di vita sobrio ed era anticonformista. Se io dovessi pensare a qualche altro siciliano che aveva quelle caratteristiche, penserei a Sciascia. Sciascia aveva uno stile di vita assolutamente sobrio, era assolutamente anticonformista. Voglio dire, io ne ho subito qualche conseguenza, diciamo, come è noto, diciamo. Però è esattamente così. Ecco, io credo che il tratto che rimane è questo tratto del sussurrare, che credo sia il tratto più importante e significativo. Giacomo Spoto non è che grida o tace, sussurra. Pietro Leo non è che grida o tace, sussurra. Sindaco, io credo che anche tu
non gridi e non taci, ma sussurri. Gaspare non grida e non tace, sussurra, poi accanto a uno veramente ogni tanto grida, ma questo diciamo. Siccome ho detto che anch'io ogni tanto grido, non la consideri un complimento. Non... La realtà è il tratto è questo. Ecco, io credo di aver assolto a quello che era il mio dovere di sindaco della città di Palermo, augurandomi che lo stile, la cifra culturale di Giovanni Ricciuto possa contaminare un po' con la mia città. Io vorrei tanto che si potesse dire che Palermo sussurra, per dire come ci tengo. In uno dei miei film in Germania, che rigorosamente non esiste un italiano per evitare le polemiche politiche, si mette a fare pure l'attore, insomma, battute di questo genere, il titolo di questo film è Palermo sussurra. Palermo sussurra, cioè non grida e non tace. Non è questo il momento per raccontarvi qual è il senso di questo film, nella parte che io recito in questo film. Recito la parte di un orologiaio, perché l'orologiaio sussurra perché ha rispetto del tempo. Credo che Giovanni avesse il rispetto del tempo. Avesse un'altra caratteristica, che costituisce un'altra cifra culturale che vorrei raggiungere, che vorremmo in tanti raggiungere, non sempre la raggiungiamo, di mettere insieme le radici e le ali. Cioè, Giovanni era Carcato Camazza, cittadino di questa comunità, però aveva le ali. Aveva le ali. Radici e ali è la scommessa di tutti noi. Se hai soltanto radici e non hai ali, rischi di morire soffocato dalle tue radici. E poi senti qualcuno che va dicendo che la Sicilia è l'ombelico del mondo, e dicendo che siamo l'ombelico del mondo siamo finiti fuori dal mondo, cioè il mondo. Ecco, e mettere insieme radici e ali è esattamente la caratteristica di una persona come Giovanni Ricciuto, che soltanto per chiudere dico, era un grande giornalista, ma questo lo dicono tutti, quindi non aggiungerei nulla se non per confermarlo, ed era anche un maestro, e probabilmente Gaspare potrà dire il perché Giovanni Ricciuto era suo concittadino e suo maestro. Grazie.